Christmas Gift è stato il nostro regalo a tutti gli operatori sanitari e a tutti coloro che hanno combattuto o stanno ancora combattendo in questo particolare momento legato alla pandemia del Covid-19. Naturalmente non c'era, cornice più bella di quella del Teatro Umberto Giordano, un teatro molto prestigioso che mi ricordo sin da piccolo ammiravo e sognavo di suonarci. Io non mi ritengo il protagonista di questa serata, ma i veri attori di questo concerto, di questa bellissima sera, sono le fondazioni, gli enti che hanno scelto di sostenerci, a partire dal Comune di Foggia, che ha prodotto l'evento, alla Fondazione del Bambin Gesù, l'UNICEF, il MIBACT, la Confraternita dei Musici, che ci hanno dato un vero sostegno e hanno anche divulgato e distribuito questo concerto. Il programma di questa sera parte con un omaggio al grande maestro Ennio Morricone. Durante il primo atto abbiamo eseguito dei brani che ho selezionato dalla mia recente discografia comprendente i dischi Orizzonti e Dreamland. La seconda parte invece è stata dedicata ai miei lavori più importanti che ho firmato per la RAI, basato sulle due fiction Ognuno è perfetto e Chiara Lubich, entrambi con la regia di Giacomo Campiotti e prodotti da RAI Fiction in collaborazione con Viola Film e Casanova Multimedia. Sono molto affezionato a tutti e due i film perché sono entrambi a caratura sociale. Ognuno è perfetto e appunto vuole valorizzare questi ragazzi che hanno la disabilità, però ponendo la loro disabilità come un punto di forza. Invece Chiara Lubich appunto mostra la vita di questa donna che è stata molto importante durante la Seconda Guerra Mondiale e credo che in questo momento possa essere un personaggio di grande esempio in questo periodo di pandemia. Mi hanno accompagnato in questa meravigliosa avventura dei musicisti eccezionali: Orazio Antonio Sarcina, Laura Aprile, Edoardo Cagliazza, Daniele Miatto e Matteo Giammario, che hanno formato una fusion con gli archi che rappresentano la parte classica del mio lavoro e l'elettronica che rappresenta la parte più moderna di quel che faccio, proprio perché la mia musica è incentrata sull'alchimia tra il classico e il moderno. Come ho sempre detto, la musica mi ha salvato in un periodo particolare della mia vita. E come ha fatto con me, spero che possa fare con tutti voi. La musica come salvagente, in questo periodo più di tutti.